E a proposito di municipio, è stato firmato questa mattina nel comune di Rimini il protocollo per l'anno 2015 del progetto su legalità e sicurezza sul lavoro nelle scuole superiori, che vede coinvolti diversi enti del territorio e che dal 1999 ha coinvolto circa 10.000 studenti. Un protocollo molto importante per i giovani perché possano effettivamente entrare all'interno della cultura, della legalità e del lavoro, della sicurezza nei luoghi del lavoro, di quelli che sono i diritti dei lavoratori nei luoghi in cui si trovano ad occupare in buona parte del loro tempo. Una cultura che li accompagna sicuramente in questa fase, ma che consente poi un indomani anche di ampliare quelle che sono le riflessioni e ovviamente anche una serie di scelte poi per quanto riguarda il tema dei diritti del lavoro. Non solo, l'impatto di questo progetto chiaramente è che è rivolto agli studenti delle scuole superiori, in realtà arriva anche alle loro famiglie, quindi questo è un impatto, è un volano ulteriore per quelli che sono ovviamente dei principi fondamentali sulla tutela della qualità del lavoro, della sicurezza dei lavoratori. In una fase come questa, dove molto spesso il lavoro irregolare, lo sfruttamento lavorativo, una serie di mancanze di diritti anche di tutela degli stessi lavoratori nei luoghi di lavoro, credo che sia un progetto importante ed interessante sul quale c'è il coinvolgimento di tutta una serie di enti. L'altro aspetto molto importante, infatti, è questo, che diversi enti che hanno diverse funzioni all'interno di questo mondo di tutele appunto per i lavoratori possono scambiarsi informazioni, collaborare assieme, lavorare assieme, entrare all'interno delle scuole e far percepire anche quelle che sono tutta una serie di realtà di enti pubblici, non solo organizzazioni sindacali che operano all'interno di questo settore. Quindi questo è un altro elemento importante di rapporto tra amministrazioni pubbliche, scuola e studenti e famiglie nel loro complesso.